avveniva che per ogni singola donazione si faceva una presentazione alla stampa dell'iniziativa della Fondazione per singole operazioni. Quest'anno le condizioni, diciamo, operative, come voi sapete, sono state molto limitanti, per cui abbiamo pensato di raggruppare tutte le situazioni di donazione che abbiamo messo insieme nel corso di quest'anno, facendo questo incontro qui nella nostra sede. E ringrazio in particolare tutti gli esponenti della stampa, sia online carta stampata, che hanno voluto partecipare. Le donazioni hanno riguardato il pronto soccorso, come dicevo, la ginecologia, l'otorino e la medicina, e l'anestesia e rianimazione che ha scelto, per scelta della dottoressa Cola, di, anziché i ventilatori che la fondazione aveva inizialmente deciso di acquistare, ha preferito, ha sottolineato la esigenza di dotare quelli già a disposizione del reparto di attrezzature integrative che ne potenziassero la funzionalità. Buongiorno a tutti, io ringrazio l'Avvocato Palma, ringrazio Fondazione, Cassa del Risparmio, perché perlomeno negli anni della mia presenza qui a Fermo, al 2015, ormai sono passati 5 anni, e sono stati sempre vicino e hanno sempre sostenuto le nostre situazioni, forse pure qualche necessità, sì, di strumentazioni dovrebbero prendere gli enti, è chiaro, però poi viviamo in una comunità dove tutti comunque cercano di concorrere a quello che è, no? Lo stato di salute di tutti, per cui ben vengano anche queste iniziative, queste donazioni. Io dico che non c'è medicina se non ci sta la tecnologia, se non ci stanno anche le macchine oltre che l'uomo. È importante l'uomo, sono importanti i medici, gli operatori, sono importanti tutti, però è chiaro che le macchine fanno la differenza. È chiaro che avere tecnologie significa, e averle di avanguardia significa avere più qualità dal punto di vista proprio di lavoro, significa avere più sicurezza per il paziente, significa tenere anche in apprensione tutti i nostri operatori su percorsi formativi, quindi aggiornati per quello che riguardano poi le performance gestionali che si possono anche conseguire, e le performance gestionali poi creano eccellenze. Io non voglio lascio giudicare anche gli altri, però credo che noi, seppure sia una sanità locale, una sanità di provincia, la nostra, credo che da questo punto di vista, in termini di qualità, penso che siamo su buoni livelli. Abbiamo delle professionalità di qualità e abbiamo servizi veramente di livello.